Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buonasera ai nostri amici dell'Educazione Nazionale, buonasera per questo evento veramente particolare, perché abbiamo qui il piacere e l'onore di avere quello che io definirei un guru del giornalismo internazionale, veramente, Federico Rampini, attualmente a New York, ma lui è praticamente stato dappertutto dove è successo qualcosa. E questo lo vediamo nel suo libro, che oggi ci presenterà, che è un libro splendido di, direi, geopolitica in generale, ma è un libro che... Le linee rosse, è un libro che ci racconta attraverso queste linee rosse, quindi attraverso la geografia, attraverso lo spazio, tante esperienze che lui ha avuto professionali, esperienze che sembrano in un certo senso messe una dietro l'altra, con forse sembrano anche in un certo senso messe lì quasi in una maniera confusa, invece non lo sono confuse affatto, perché seguono una linea in una specie di universalità di pensiero, direi. E sono vari flash che secondo me ho pensato potessero essere interessanti per voi, soprattutto voi ragazzi, perché la vostra preparazione ovviamente mi sta molto a cuore, e allora ho pensato che dal momento che si tratta di programmi che voi studiate, è anche un'occasione per voi per arricchire un po' il vostro bagaglio su tantissimi temi di geopolitica internazionale, ma anche con dei focus sull'Italia. E sull'Italia, tra l'altro, ho visto che ci sono anche delle esperienze, e si racconta in un capitolo lo scenario del confine proprio tra l'Italia e la Francia, che in questo momento è abbastanza è un argomento abbastanza d'attualità, è proprio in Liguria a Ventimiglia, e come appunto il nostro paese in tante cose è un po' un paese equilibrista, no? Che si deve destreggiare tra tante problematiche internazionali, e come il nostro paese ha un soft power fortissimo. E a me è piaciuto anche tantissimo questo capitolo sul Prosecco. Voglio ringraziare molto, oltre ovviamente Federico Rampini, che ci ha fatto veramente l'onore di essere venuto qui, il Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri, nella persona del suo mitico presidente Michele Canonica, con il quale lavoriamo benissimo, le associazioni dei genitori dell'Istituto Italiano Leonardo da Vinci, che è qui con i suoi allievi, e abbiamo anche il preside qui, il preside Alaimo, la presidentessa dell'associazione Maria Grazia Buttiglieri, che ringrazio, e le sezioni italiane del Liceo Internazionale di Saint-Germain-en-Laye con la presidente Viviana Vecoli, e del Liceo Internazionale Honoré de Balzac con la presidente Anna Bonini. Grazie, faremo poi un applauso collettivo per tutti. E ringrazio le associazioni soprattutto anche perché oltre che aiutarci nell'organizzazione ci aiuteranno per il rinfresco. Le scuole presenti, oltre le scuole che ho citato, c'è anche il liceo Buffon, che ha una sezione di Esabac, e per un totale di 13 classi. Quindi grazie mille. Volevo dire che noi abbiamo dei libri che il giornalista Rampini autografa, giusto? Che volevamo dare appunto uno o due per scuola.
e poi, se volete, potete acquistare il libro presso la libreria. Purtroppo qua non lo possiamo fare per motivi, diciamo, nostri di codice. Allora, darei la parola a Michele Canonica e vi ringrazio. Un applauso per favore. Questa non è una sala nuova per la danza di Parigi, visto che nel passato abbiamo avuto varie occasioni di tenere eventi molto affollati e molto popolari in questa sala. Come sapete, la Società Dante Alighieri è la prima associazione culturale italiana con vocazione internazionale, oltre 500 comitati in tutti i continenti. Federico Rampini è effettivamente, come diceva la console generale, un giornalista di, come dire, non soltanto di particolare peso, ma anche di particolare fascino professionale, dal momento che, ecco, vedendo questa sala con tanti ragazzi anche giovanissimi, penso che l'aspirazione, mi è già capitato altre volte di dirlo questo, ma lo ripeto con piacere, l'aspirazione di chi in gioventù vuol fare giornalista sarebbe quella di girare il mondo e di andare a vivere per un po' a Parigi, per un po' a New York, per un po' a Pechino, per un po' in California e così via, senza trascurare viaggi in altri punti del globo che possano balzare alla ribalta secondo le esigenze dell'attualità. Ecco, Federico Rampini è uno che è riuscito a fare questo e quindi in questo senso effettivamente può rappresentare una sorta di icona per i giovani aspiranti giornalisti. La Dante Alighieri all'origine si occupava soltanto di letteratura e poi nel tempo ha arricchito i suoi interessi e dunque si occupa anche di cinema, di teatro, di musica, di ricerca storico-politica. Questa sera di geopolitica, ma è la geopolitica non riservata alla ristretta cerchia degli specialisti, ma spiegata da un grande giornalista che è molto accurato, meticoloso e rigoroso, ma al tempo stesso sa comunicare col pubblico. Dunque ascoltiamo Federico Rampini, vedrete che passeremo una bella serata. Allora, mi ripresento molto brevemente. Io di mestiere faccio il giornalista, in questo momento sono il corrispondente del giornale italiano La Repubblica a New York, quindi seguo tutto quello che accade negli Stati Uniti. Da 9 anni sono a New York. Prima ero stato 5 anni corrispondente in Cina, quindi vivevo a Pechino, la capitale della Cina. Prima ancora ero stato 4 anni in California, San Francisco, Silicon Valley, la prima rivoluzione internet, lì dove nascevano tutte quelle cose che oggi hanno invaso la nostra vita. Google, Facebook, social media, tutto lì è nato. E prima ancora sono stato anche corrispondente a Parigi, Bruxelles. La mia vita non è così strana, in realtà tutti voi, per il solo fatto che questa sera siamo riuniti, e ringrazio dell'ospitalità la console generale, per il solo fatto che siamo riuniti qui al Consolato Generale d'Italia a Parigi, vuol dire che siete parte di una elite che vive all'estero, che viaggia, sicuramente avete tutti già attraversato tanti paesi del mondo. Capirli è un'altra cosa. Questa è un'epoca in cui la velocità è diventata una costante delle nostre vite. È facilissimo partire da Parigi e arrivare a New York, sono 7 ore e mezza di volo. L'aereo ci porta dappertutto e costa anche relativamente poco, ci sono le low cost, no? I giovani della vostra età, tra un po', adesso siete al liceo, ma tra un po' comincerete a fare Erasmus. Per voi l'Europa è tutta casa vostra. Ma più
viaggiamo veloci e meno capiamo. Siamo troppo veloci, non riusciamo più a capire bene. E vedete, il mio mestiere, tra l'altro, è anche quello di inseguire questi personaggi che fanno la storia e che anche solo negli ultimi giorni hanno fatto delle cose abbastanza sconcertanti. Vedete, là c'è un signore che si chiama Beppe Grillo che faceva l'attore di teatro, il comico, e che di fatto ha vinto le ultime elezioni italiane. Sono cose abbastanza sorprendenti. Questo è il mio presidente, dico mio perché io adesso ho la doppia cittadinanza, italiana e americana. Donald Trump è uno che ne combina tante, ma per esempio di recente ha messo dei dazi sulle importazioni di certi prodotti europei, per cui ci si chiede se siamo alla vigilia di una guerra commerciale. Putin ha appena vinto le elezioni in Russia con il 75% di voti, è la quarta volta, se non sbaglio, che si fa eleggere presidente. Assomiglia più a uno zar, forse, che a un presidente. E sono tante le cose che ci lasciano perplessi, stupiti. Quello là, l'ultimo, è molto importante, Xi Jinping. Si scrive con la X, ma si pronuncia Xi. Xi Jinping è presidente della Cina. Di recente ha fatto cambiare la costituzione del suo paese per essere praticamente presidente a vita, che è una cosa che di solito succedeva ai re e agli imperatori. Forse assomiglia più a un imperatore che a un presidente. Allora, vedete, per cercare di spiegare questo mondo, che ci può sembrare il caos, un mondo dove tutto cambia a gran velocità e non riusciamo a capire bene tutti questi paesi, cosa sta succedendo davvero intorno a noi, io ho riscoperto la geografia. Penso che la geografia ci aiuta. Ci dà un distacco dall'attualità quotidiana, dal bombardamento delle notizie e ci aiuta a capire da dove veniamo, mettendo insieme la geografia e la storia. Ho lavorato sulle carte geografiche, vedrete che però è una geografia un po' diversa da quella che si insegna a scuola, no? Non che sia brutta quella che si insegna a scuola, ma la mia l'ho rinnovata. Allora, vi spiego anche come nasce un po' questa mia passione per le carte geografiche con cui gioco. Questa sera faremo un gioco con le carte geografiche, delle carte speciali che ho disegnato io. Là a destra, vedete, c'è una foto in bianco e nero, è la foto di un avvenimento importante che è accaduto a Roma nel 1957, io ero nato l'anno prima, è la firma del Trattato di Roma, la nascita di quella che oggi si chiama Unione Europea, all'epoca veniva chiamata piuttosto Comunità Europea, era una piccola Europa, quella dei paesi in blu, c'erano l'Italia e la Francia, il Benelux, Belgio, Olanda, Lussemburgo e la Germania, e basta, solo sei paesi. Intanto vi voglio spiegare perché comincio con questa carta, perché io alla vostra età, anzi ancora più piccolo, all'età di 2 anni, ero quasi appena nato, sono partito, i miei genitori sono stati trasferiti a Bruxelles perché mio padre è stato uno dei primissimi italiani a lavorare proprio alla Commissione Europea. Perché ve lo ricordo? Un po' perché la mia storia personale è segnata anche dalla storia d'Europa, ma soprattutto perché ho avuto un'esperienza che forse avete anche voi. Io andavo a scuola, l'École Européenne de Bruxelles, dove l'insegnamento della geografia e della storia era in francese, i manuali su cui mi insegnavano i miei professori la storia e la geografia erano molto diversi da quelli delle scuole italiane. E quindi già mi toccava fare un po' una ginnastica mentale, perché mi raccontavano una geografia e una storia con una prospettiva un po' diversa da quella dei miei genitori italiani. Uno shock ancora più grosso l'ho avuto quando sono andato a abitare a Pechino. Una delle prime cose che ho fatto quando ho creato il mio ufficio di Pechino, mi sono comprato una carta, un grande atlante come lo usano nelle classi scolastiche cinesi. Sapete, appendono anche loro, come si usa dappertutto, appendono dei grandi atlanti in classe. Solo che questo atlante qui, non so se riuscite a vederlo, c'è la Cina al centro.
è un mondo diverso da quello che vediamo noi sulle nostre carte geografiche. È il mondo visto dai cinesi. La Cina, Zhongguo, si dice in cinese, vuol dire la terra di mezzo. Per migliaia di anni loro si sono considerati il centro del mondo e adesso tornano a considerarsi il centro del mondo. E tutto il resto è la periferia. Le Americhe sono schiacciate di là, l'Europa è schiacciata di là e loro stanno al centro. Vedete che con la geografia si possono fare delle acrobazie. Allora, io comincio, il primo tema che affronto è l'America, è la superpotenza mondiale, no? Però, quanto a lungo lo sarà? Il Novecento è stato definito il secolo americano, perché è stato segnato dalla preminenza, l'egemonia degli Stati Uniti. E sta finendo il secolo americano? Stiamo assistendo al declino degli Stati Uniti, alla decadenza di un impero a cui forse ne succederà un altro. Sapete, la storia umana è stata una storia di imperi che nascevano, avevano una fase di ascesa e poi cominciavano il declino. L'impero romano è uno dei casi più importanti. Allora, per ragionare sulla la tenuta dell'impero americano, impero lo uso in un senso postmoderno, perché non è un impero che ha occupato i paesi che influenza come lo facevano i romani. È un impero, hanno fatto anche tante guerre gli americani, hanno invaso l'Iraq, però l'influenza americana si estende per esempio all'Europa in tanti modi, non è un'occupazione, non viviamo qui in Francia sotto un'occupazione militare americana, però c'è un'influenza americana molto forte. Allora, uno dei modi, vedete, le linee rosse sono delle linee che traccio io con il colore rosso per cercare di immaginare delle situazioni. Qui la linea rossa l'ho disegnata unendo le più grandi, scusate, le didascalie sono in inglese, non ho fatto niente, ma tutti conoscete l'inglese, sono le principali basi militari americane nel mondo. Non sono tutte, gli americani hanno molte più basi, ho solo preso quelle grandissime, sono basi di forze terrestri, aerei, sottomarini, navi. Bene, questo vi dà un'idea dell'influenza, dove gli americani riescono ad arrivare con la loro potenza militare. Sono la più grande potenza militare del mondo. Ci sono tante cose che mi vengono subito osservando questo disegno. La prima cosa ve la dico indicando queste due figurine qui. Questi sono due personaggi che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale. Sono fotografati il presidente americano Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro inglese Winston Churchill alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono i vincitori, non solo loro, c'è anche Stalin, ma in questa foto ho messo loro due. Perché? Perché se lo guardate bene, quel disegno della linea rossa, una delle cose che saltano agli occhi, se uno ha studiato un po' la storia, io uso la geografia ma uso anche la storia, è che l'impero americano assomiglia molto a quello che era stato l'impero britannico. L'ultimo impero globale prima dell'America era stato quello della Gran Bretagna, che aveva avuto delle colonie, loro occupavano interi paesi come l'India, e più o meno la proiezione dell'impero britannico assomigliava molto a quella cosa lì. Tant'è che alla fine della Seconda Guerra Mondiale praticamente l'Inghilterra non ce la fa più a mantenere il suo impero. Roosevelt si prende molte delle basi militari inglesi e le usa per gli americani. In basso a destra invece c'è la foto di quella è una cosa un po' strana. Cioè, noi abbiamo in alcune città d'America un orologio che segna non le ore, ma l'aumento del debito pubblico degli Stati Uniti, quanto lo Stato federale americano è indebitato, e il debito continua a salire, le lancette i numeri continuano a crescere. Cosa voglio dire? Perché ho messo quella foto? Perché quel disegno là delle linee rosse è anche un costo. Costa tantissimo mantenere dei soldati in basi militari in tutti i continenti del mondo, più le navi, più gli aerei.
Ce la faranno gli Stati Uniti a mantenere ancora a lungo un impero così grande, così vasto? Oppure a un certo momento l'impero sarà troppo costoso? E c'è un tema che è costante nella storia di tutti gli imperi e che a volte la decadenza, il declino è dovuto a un fatto economico. Gli imperi si sono allargati troppo e a un certo momento la dilatazione dei territori che controllano li uccide. È un peso enorme, non ce la fanno più a sostenerlo. L'altra cosa però subito che mi viene da dire quando osservo questa linea rossa della proiezione militare è che non possiamo parlare dell'impero americano solo in termini di forza armata, non è solo quello. Quando abbiamo definito il Novecento il secolo americano, la potenza americana era fatta di tante altre cose, economica, l'economia più ricca del mondo, culturale. C'è stata a lungo una egemonia culturale degli Stati Uniti, una capacità degli Stati Uniti non solo di essere una potenza militare, ma una fabbrica di sogni. Pensate alla letteratura americana, a Hollywood, oggi direi le serie televisive, perché ancora più di Hollywood gli americani producono serie televisive che guardiamo tutti, e anche certi ideali, no? Alcuni dicono, soprattutto in Francia, che gli Stati Uniti sono diventati in qualche modo la continuazione della rivoluzione francese, no? La dichiarazione dei diritti dell'uomo. Beh, c'è anche quella che un filosofo italiano marxista Antonio Gramsci chiamava egemonia culturale e che in inglese oggi traducono con un termine che vuol dire un po' la stessa cosa, soft power. Cioè potere dolce, potere morbido, che non è solo la forza bruta. Allora, chi è che potrebbe, forse, sostituire questo impero qua? La Cina. La Cina è l'altro paese oggi più potente del mondo dopo gli Stati Uniti, in termini di potenza economica sicuramente, la seconda economia del mondo, e militarmente non ha ancora. Ci vorrà molto prima che la Cina riesca a costruirsi una forza militare così estesa come quella americana, però intanto stanno facendo delle altre cose. Qui vedete questa Belt and Road Initiative, also known as the New Silk Road, cioè loro hanno un progetto che hanno chiamato la Nuova Via della Seta. Io non so se voi avete studiato la Via della Seta, ma è una storia antichissima quella. Si chiamava Via della Seta il cammino, il percorso che facevano gli antichi mercanti che portavano, già ai tempi dell'Impero Romano, che trasportavano merci tra il Mediterraneo, Mare Nostrum, e l'Estremo Oriente, anche la Cina. C'era già ai tempi dell'antica Roma un traffico di spezie che servivano anche per, non solo per condire, ma per conservare gli alimenti, tessuti, la seta. E questi mercanti, ai tempi dell'antica Roma, già attraversavano grosso modo quei territori che vedete, dove ho messo una linea rossa continua e poi un'altra invece tratteggiata. La linea rossa continua è la via della seta terrestre che passa attraverso l'Asia centrale, grandi deserti, carovane di cammelli. La via marittima invece è sud-est asiatico, oceano indiano, golfo persico, corno d'Africa, fino al Mediterraneo. La via della seta è quella che percorre anche, invece se lì siamo più vicini al Rinascimento, un grande esploratore italiano, Marco Polo. Marco Polo è quello che in un certo senso per noi è quello che ha scoperto la Cina, no, la Cina esisteva già e i cinesi ci vivevano da migliaia di anni, però Marco Polo era figlio di mercanti veneziani che facevano quindi già commercio con l'Oriente, lui si spinse fino a quello che chiamò il Katai, era la Cina, e andò alla corte dell'imperatore cinese e raccontò questo suo viaggio meraviglioso in un libro intitolato Il Milione, che è un classico che viene letto in tutto il mondo ancora oggi. E stranamente, anche se lui era veneziano, quindi figlio di una città di mare,
lui usava soprattutto la via terrestre. Ora i cinesi oggi parlano di nuovo di una via della seta, perché stanno costruendo lungo gli stessi percorsi, stanno costruendo autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, centrali elettriche, oleodotti per trasportare l'energia, cavi a fibre ottiche per portare internet e telefono dappertutto. E l'hanno battezzata la nuova via della seta. Stanno cioè costruendo, siccome sono una grande potenza economica che produce i prodotti made in China, siete tutti vestiti di roba made in China, anche se non lo sapete, e non solo, ormai anche i telefonini, anche gli smartphone, molti, perfino se sono della Apple, perfino gli iPhone, in realtà sono fabbricati a Shenzhen, una città industriale nel sud della Cina. Per continuare la sua capacità di esportare nel resto del mondo stanno costruendo quelle che si chiamano infrastrutture. Possono anche sembrare i tentacoli di una piovra, è un progetto imperiale. Vedete, uno storico, poi capirete meglio, allora là c'è un... credo che sia un Cesare quello là, per ricordare che la via della seta c'era già ai tempi dell'antica Roma. Qui ho messo invece dei disegni di muraglie, ora vi spiego perché. Uno storico tedesco dell'Ottocento disse: gli imperi in ascesa, gli imperi in crescita, costruiscono strade. È esattamente quello che facevano gli antichi romani. Gli antichi romani facevano quello che oggi fa la Cina. Non mandavano solo le legioni militari all'estero per conquistare l'Europa, mandavano ingegneri per costruire strade, ponti, acquedotti. È quello che fa la Cina. È un modo di costruire un impero. Lo storico tedesco disse: un impero in ascesa costruisce strade, un impero in declino costruisce muri per proteggersi dalle invasioni barbariche. Quello che fecero i cinesi, laggiù in fondo a destra c'è una foto dall'alto della grande muraglia cinese, quando avevano paura delle invasioni barbariche, e quello che vorrebbe fare Donald Trump negli Stati Uniti, dove ha il progetto di estendere il muro al confine con il Messico, perché ha paura dell'immigrazione. Ce la farà la Cina a diventare il prossimo impero, a sostituire l'America? Moriremo tutti cinesi? Cioè, dopo essere stati in un certo senso colonizzati dall'influenza americana, finiremo sotto l'influenza cinese. Di sicuro quel signore che vi avevo fatto vedere prima, Xi Jinping, il presidente della Cina, ha un'ambizione imperiale, ha un enorme complesso di superiorità. Io ho vissuto in Cina, ve l'ho detto, no? 5 anni, cioè c'erano altri presidenti, i suoi predecessori. Con lui per la prima volta c'è un leader cinese che teorizza apertamente la superiorità del loro modello. Cioè dice: il modello politico cinese, che è un modello autoritario, non è una democrazia, non lo ha eletto non l'hanno certamente eletto i cittadini cinesi, Xi Jinping. Lui dice: il nostro sistema è migliore, è più efficiente del vostro, le vostre democrazie sono il caos. Da noi c'è l'ordine, noi governiamo, noi diamo dei risultati in termini di benessere economico che sono straordinari. Quindi lui ha una dottrina imperiale. Riuscirà a esportarla nel resto del mondo? Ricordatevi quello che ho detto prima: il secolo americano è stato anche un secolo fondato su un'egemonia culturale, su un soft power, sulla capacità dell'America di esportare sogni. La Cina non sta esportando sogni, secondo me. La Cina rischia di esportare incubi. E ho molti dubbi, avendo vissuto in Cina, avendo visto da vicino che cos'è quel regime autoritario, ho molti dubbi che possa rapidamente sostituirsi all'America. Adesso invece parlo di noi. L'Europa. Che fine farà l'Europa? Noi sentiamo parlare molto di crisi dell'Unione Europea. Abbiamo un paese importante che se ne sta andando, l'Inghilterra, dopo il voto Brexit, il referendum inglese, hanno deciso che se ne vanno dall'Unione Europea. Sarà un divorzio lungo, ma se ne vanno. Ci sono dei paesi che stanno ancora dentro l'Unione Europea, ma forse non avrebbero più posto fra noi. Quando guardiamo cosa sta succedendo in Ungheria, dove i diritti umani e le libertà sono minacciate,
Forse l'Ungheria dovremmo essere noi a spingerla verso l'uscita dall'Unione Europea. Poi abbiamo dei pezzettini all'interno di singoli paesi che non si capisce dove vogliano stare. La Catalogna, alcuni catalani vorrebbero uscire dalla Spagna. Quindi c'è questa Europa dove ci sono tante spinte centrifughe, pezzi d'Europa che rischiano di uscire. Che cosa può restare? Cosa c'è di solido? Ogni tanto avrete sentito parlare di un'Europa a due velocità, un nucleo duro dell'Europa che è quello più solido. E a me torna in mente continuamente l'Europa dove sono cresciuto io da bambino, quello dove studiavo proprio sui manuali di geografia, l'Europa a 6, quella cosa. Allora vedete, qui faccio un gioco storico con le carte che è molto divertente, perché prima dell'Europa a 6 ci sono state delle versioni simili. Vedete, quando è che c'è stata forse la prima Unione Europea? L'abbiamo fatta noi, cioè gli antichi romani. L'impero romano realizza una sorta di Unione Europea, perché conquista, compresa la Francia, la Gaulle, conquista tanti paesi d'Europa, e quindi sotto l'impero romano c'era una specie di unità dell'Europa, non tutta, non uguale a quella di oggi, ma simile. Una volta che cade l'impero romano e che scompare l'impero romano, tutti i tentativi successivi di creare qualcosa che assomiglia a un'Europa unita hanno sempre un cuore germanico. Allora, cominciamo pure da Charlemagne. Siccome siamo in Francia, forse anche voi hanno cercato di raccontarvi che Charlemagne era francese. No, Charlemagne era franco, una tribù germanica. Era, oggi diremmo, un tedesco, è sepolto a Aachen, ex La Chapelle, ma insomma in Germania. E lui fece la prima moneta unica, sotto l'impero carolingio c'è la prima moneta unica europea. Però lasciamo stare Charlemagne, dopo c'è questa storia lunghissima che si chiama il Sacro Romano Impero, uno degli imperi più lunghi, in Europa il più lungo che esiste, dura quasi 9 secoli. Il Sacro Romano Impero, qui lo vedete nella sua prima versione, è un pochino già cerca di assomigliare all'Europa 6, manca un grosso pezzo della Francia, ma per il resto più o meno l'area è quella. Dura 9 secoli e quindi ha delle variazioni enormi nelle linee rosse dei suoi confini. Questo è verso la fine, quando ormai si è molto molto, sta morendo il Sacro Romano Impero, è diventato una cosa che assomiglia molto di più alla Germania, però c'è ancora insomma un pezzettino dell'Italia, e noi lo sappiamo, perché se andate a Trento o a Bolzano l'influenza germanica è fortissima. La Germania mi affascina perché ho voluto ricordare i precedenti del Sacro Romano Germanico. Il nome completo era Sacro Romano Germanico Impero, perché quando ci chiediamo che fine farà l'Europa, cosa resterà, cosa resta di solido dell'Europa, dobbiamo per forza passare dalla Germania. Il futuro dell'Europa si gioca in Germania, è la nazione più potente, più ricca, più influente, inevitabilmente, anche se Monsieur Emmanuel Macron forse pensa che la Francia possa prendere la leadership dell'Europa, è improbabile. Quindi bisogna osservare la Germania. E la Germania, se uno si diverte con le carte geografiche, la Germania è la follia totale, cioè in Germania ogni 2 generazioni i tedeschi si svegliano e scoprono che stanno in un paese diverso da quello dei loro genitori o dai loro nonni. Le frontiere tedesche cambiano continuamente. Qui abbiamo la riunificazione del Primo Reich, quel signore è Bismarck, giusto? 1871. Più o meno nello stesso periodo in cui gli italiani fanno l'unità d'Italia, anche i tedeschi fanno l'unità della Germania. Pensate, a loro le riunificazioni riescono molto bene, perché fino alla vigilia di questo anno qui, la Germania era frammentata in una moltitudine di staterelli minuscoli, era una polverizzazione, una galassia di staterelli. Nel momento in cui la Germania si unifica, subito diventa una superpotenza, talmente forte che fa paura a tutti gli altri. E tutta la storia d'Europa dal 1871 in poi è una storia di coalizioni con cui altri paesi cercano di proteggersi da una Germania che fa paura. E più o meno
a volte ci riescono, a volte no. L'unità d'Europa la rifà questo signore qui, eh? Hitler, con l'occupazione militare, rifà una specie di unione. Lì le zone rosse sono quelle centrali, ma poi ci sono varie forme di occupazione militare o di dominio tedesco del Terzo Reich, il nazismo, durante il nazismo, e di nuovo la Germania che a modo suo, in modo molto violento e molto feroce, fa una specie di Unione Europea. Questa dura pochissimo, per fortuna, perdono la guerra. E il prezzo che pagano è la divisione in due, le due Germanie. Di nuovo le frontiere tedesche che cambiano continuamente le frontiere tedesche, due Germanie. Quel signore là, Helmut Kohl, cancelliere, che riesce a fare la riunificazione dopo la caduta del muro di Berlino. Ed ecco la Germania di oggi, Angela Merkel. Bene, e da qui passa il futuro dell'Europa, c'è poco da fare, lo vedete, ormai è da più di 1000 anni che i destini dell'Europa hanno questa zona rossa qui come centro. E allora però bisogna anche subito interrogarsi sul vicino, il vicino più grosso, più importante, più minaccioso, la Russia. Allora qui le linee rosse che io ho usato sono quelle della Russia quando ancora si chiamava Unione Sovietica, e includeva tutta una serie di zone che oggi si chiamano, per esempio, Ucraina, Kazakhstan, Bielorussia, e quella cosa larga, larga, la linea rossa più larga che sta in alto. Quella invece qui in basso è la Russia di oggi, che ha perso tanti pezzi, perché dopo la fine del comunismo, negli anni 90, tante parti della ex Unione Sovietica sono diventate delle repubbliche indipendenti. E naturalmente ha perso anche poi l'influenza che aveva nell'Europa dell'Est, la Polonia, la Repubblica Ceca, Ungheria, che erano dei satelliti dell'Unione Sovietica, dove c'era una presenza militare, adesso sono paesi che fanno parte della NATO, quindi sono passati di qua. Allora, vedete, la Russia è un altro paese dove la geografia è affascinante, perché è la nazione più larga che c'è sul pianeta. L'estensione, quella linea rossa che racchiude la Russia, è la cosa più grande che c'è sul pianeta. Nessun altro paese è così grande quanto la Russia. Ma non è mai abbastanza grande. Nella storia della Russia, se uno guarda alla storia della Russia, c'è questa costante, che i russi non si sentono mai abbastanza larghi. Perché? Perché è un paese che è stato invaso un sacco di volte. Nonostante abbia questa superficie così enorme, sconfinata, non ha delle vere barriere naturali che impediscono gli invasori. Non ci sono delle catene di montagne altissime, per esempio, o dei mari che impediscano. E allora le invasioni che voi probabilmente ricordate, qua sotto c'è Napoleone. Napoleone arriva fino a Mosca. Uno dei capolavori della letteratura mondiale, Guerra e pace di Tolstoi, i capitoli più belli sono l'occupazione di Mosca da parte delle truppe francesi napoleoniche. È arrivato molto facilmente a Mosca, poi è stato sconfitto soprattutto dall'inverno, dal generale Inverno, è dovuto tornarsene indietro, una ritirata terribile. Lo stesso ha fatto Hitler. Hitler è arrivato non proprio a Mosca, ma comunque fino alla battaglia di Stalingrado arrivava molto molto vicino al centro, al cuore della Russia. Ma prima ancora la Russia era stata invasa dagli svedesi, era stata invasa da popoli delle steppe che venivano dall'Asia, che erano musulmani. E allora, vedete, la Russia già ai tempi degli zar, là ci sono i due più grandi zar, Alessandro il Grande e Caterina la Grande, ha sempre invaso paesi vicini per occupare altri territori, allontanare le linee rosse del confine e allontanare la possibilità di un'invasione. Ed è un po' quello che sta facendo Putin, che si è annesso la Crimea, si è ripreso un pezzettino di territorio, è intervenuto in Ucraina, c'ha questa tendenza anche lui. Putin legge moltissimo libri di storia della Russia zarista. Questa è l'India, questo è un altro paese molto importante, è la seconda nazione più popolosa del mondo, la Cina ha 1.300.000.000 di abitanti, l'India si è quasi ormai uguale alla Cina come popolazione. Non è così ricca come la Cina, ma comunque sta crescendo moltissimo, un paese meraviglioso che vi consiglio di visitare se non ci siete ancora stati.
Qui però io con la linea rossa voglio raccontare due momenti della storia indiana molto importanti. Questa è l'India ai tempi in cui era una colonia inglese. In India ancora adesso è un paese facile da visitare per noi perché almeno un terzo degli indiani parlano l'inglese. È una delle conseguenze del fatto che furono una colonia degli inglesi. Questa era l'India ai tempi del colonialismo britannico. La linea rossa era così larga che includeva dei pezzi che oggi sono diventati Pakistan, Bangladesh, Birmania. Era gigantesca, la più grande colonia mai posseduta da un impero occidentale. Gandhi è l'eroe, il leader del movimento dell'indipendenza indiana, non violento, pacifista, riesce in un miracolo politico, cioè è la storia di una indipendenza. L'India diventa indipendente nel 1947, Ferragosto del 1947, uno scrittore indiano ha dedicato un romanzo bellissimo, I figli della mezzanotte, perché la mezzanotte di Ferragosto del 47 c'è l'indipendenza indiana. È un'indipendenza che Gandhi riesce a conquistare sostanzialmente senza la violenza, senza una guerra di indipendenza, senza spargimento di sangue. È un miracolo della non violenza e del pacifismo. Ma al tempo stesso, quella stessa data che segna il miracolo di Gandhi è anche la data di una tragedia e della sconfitta di Gandhi. Perché la carta successiva è l'India di oggi, che ha perso tanti pezzi. Cosa succede? Che proprio nel momento dell'indipendenza indiana, 47, alcuni pezzi decidono di staccarsi, la chiamano la partizione, sarebbe una secessione, Pakistan. Succede che Gandhi voleva creare un'India grandissima dove ci fosse uno stato laico, la laicité, ce l'aveva in mente lui, anche se era un uomo molto religioso, profondamente religioso, però voleva uno stato laico in cui ci fosse posto per tutte le grandi religioni che già esistevano in India, cioè induisti, musulmani, islamici, buddisti, cristiani, tutti. C'è anche la religione di Zoroastro in India. E non c'è riuscito, perché la classe dirigente della minoranza musulmana voleva creare uno stato religioso per i musulmani. Il Pakistan nasce nel 47 come la prima teocrazia. Teocrazia vuol dire il contrario della laicité. È uno stato dove la religione comanda, uno stato dove le leggi sono impregnate di concetti religiosi. Poi a un certo momento si stacca anche il Bangladesh dal Pakistan, ci sono delle guerre terribili, la partizione del Pakistan fa subito 1 milione di morti, ci sono dei massacri tra musulmani e induisti. È una vicenda terribile che segna la sconfitta del sogno di Gandhi. E qui vedete un personaggio che non sembra c'entri molto con la storia, no? Questo è Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era il capo del gruppo terrorista Al-Qaeda che progettò uno dei più terribili attentati della storia moderna, che è l'attacco a New York, alle Torri Gemelle, gli aerei che finiscono dentro i grattacieli delle Twin Towers, il World Trade Center di New York, 2001, 11 settembre 2001. Perché ho messo la foto di Bin Laden qui? Perché vedete, noi occidentali abbiamo un vizio di considerarci l'ombelico del mondo. Pensiamo che siamo sempre noi al centro di tutto, vogliamo essere al centro dell'attenzione, al centro della storia. Crediamo che il conflitto, quello che è stato chiamato lo scontro di civiltà tra noi e l'Islam, sia una storia lunghissima che forse addirittura è la continuazione delle crociate e che è sempre stato tra noi e loro. Non è così. Il confronto scontro più antico che c'è tra l'Islam e un'altra civiltà è quello che c'è tra l'Islam e l'India, è la civiltà indiana. I primi missionari musulmani, dopo aver convertito all'Islam l'Arabia, vanno in India. Ed è una storia antichissima che ha avuto dei momenti felici e armoniosi, per esempio
Durante la dinastia Mogul in India ci fu l'imperatore Akbar, che era un uomo di grandissima tolleranza, un po' alla Gandhi se vogliamo, ma era un imperatore. Voleva che tutte le religioni convivessero armoniosamente. Poi nella stessa dinastia Mogul invece ce ne fu un altro che era al contrario di Akbar. Si chiamava Aurangzeb e scatenò delle persecuzioni feroci contro gli induisti. E da allora i momenti di scontro ci sono stati al punto tale, perché ho messo la foto di Osama Bin Laden? Perché l'attentato alle Torri Gemelle di New York, 11 settembre 2001, è stato prima sperimentato in India, la stessa tecnica, dirottamenti multipli di aerei, passeggeri. Prima l'hanno provato in India, prima di farlo in America. L'attentato terribile, il Bataclan, questo lo ricordate benissimo, gli attentati multipli qui a Parigi erano stati provati anni prima in India a Mumbai. Commandos di terroristi islamici che colpivano simultaneamente in vari punti locali pubblici, esercizi pubblici nella città indiana di Mumbai, che un tempo si chiamava anche Bombay. Quindi hanno sempre attaccato prima l'India. E questa è una storia che spiega anche perché oggi in India c'è un primo ministro che si chiama Narendra Modi, che invece è un integralista indù, che rappresenta l'anima più fortemente religiosa, fondamentalista dell'induismo e con un rapporto molto molto difficile con la comunità musulmana. Questa è una storia, invece, questa è una storia per certi aspetti meravigliosa, che dimostra che chi nasce povero può anche diventare molto ricco. E il sud-est asiatico, vedete, negli anni 60 era una delle zone più povere del mondo, era più povera dell'Africa, era più povera del Medio Oriente. C'è un grandissimo studioso svedese che vinse il premio Nobel, si chiamava Gunnar Myrdal, che era uno specialista di studio della povertà, per le cause della povertà, che andava a studiarla a Singapore. Singapore era una delle zone più povere del mondo. Oggi Singapore, se qualcuno di voi c'è stato, è ricca come la Svizzera. È una città-stato modernissima, ricchissima, avanzatissima, una tecnopoli, perché ci sono tante industrie tecnologicamente avanzate. Lì ci sono succeduti nel tempo tanti miracoli economici. Le linee rosse qui le uso per tratteggiare dove c'è più ricchezza economica. Dove vedete poco rosso c'è tanta miseria, più aumenta il rosso più c'è ricchezza, no? Qui siamo ancora nel 61, quindi c'è tantissima povertà nel sud-est. Cominciano, i miracoli sono prima ovviamente il Giappone, poi la Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, quelli che abbiamo chiamato i dragoni asiatici, Singapore, poi via via si arriva fino a oggi, dove abbiamo avuto una tale crescita economica che ovviamente la Cina si è molto più colorata oggi, ma anche paesi come l'Indonesia, la Malesia, le Filippine sono molto meno povere di una volta. Perfino il Vietnam, la Cambogia, stanno tutti avendo una crescita economica che un pochino sta imitando quella cinese. Se voi andate, sono paesi interessantissimi da visitare, ma stanno cambiando a una velocità impressionante perché si modernizzano. E cosa succede però? Io qui ho messo un titolo, Asia or Illiberal Wellbeing, cioè il benessere illiberale. Vedete, noi occidentali abbiamo creduto, o almeno alcuni di noi hanno creduto, teorizzato, che quando un paese diventa ricco, si modernizza, c'è più benessere economico, inevitabilmente ci saranno anche più diritti e più democrazia, che con lo sviluppo economico arrivano les droits de l'homme. Non è così. In certi casi è successo, in certi casi c'è stato un miglioramento, una diffusione della democrazia e poi una marcia indietro. Noi oggi abbiamo, in questa parte del mondo così dinamica, che si sta sviluppando così tanto, abbiamo avuto una dittatura militare in Thailandia. Abbiamo nelle Filippine un presidente Duterte che usa degli squadroni della morte per uccidere anche i piccoli spacciatori di droga, senza processo. Altro che droit de l'homme. Abbiamo anche una certa delusione terribile dalla Birmania, quella signora che vede, là in alto è Duterte, quello degli squadroni della morte in Filippine, la foto, e in basso c'è una signora molto famosa perché ha vinto il premio Nobel della pace, si chiama Aung San Suu Kyi.
è stata per molto in Birmania è stata la leader dell'opposizione democratica, per molto tempo la tenevano in prigione o agli arresti domiciliari, cioè chiusa in casa sua. Io sono andato due volte nei miei viaggi al seguito di Obama, quando Obama andò in Birmania per spingere la Birmania verso la democrazia, e Aung San Suu Kyi non solo è stata liberata, è diventata in un certo senso capo del governo, primo ministro, però in questo momento ci sono delle persecuzioni terribili contro la minoranza musulmana in Birmania. E quindi l'illusione che con lo sviluppo economico automaticamente arrivassero democrazia e diritti umani, lì si scontra con una realtà molto molto diversa. Questo è un tema completamente diverso, qui invece delle linee rosse uso tanti puntini e mi interrogo su una forma di potere, di soft power, no? Ho già usato questo termine, egemonia, che non ha nessuna relazione con la forza militare. Il Vaticano è uno stato piccolo piccolo che sta nel cuore di Roma, lo sapete, no? Cioè dal punto di vista territoriale è minuscolo, è più piccolo di un arrondissement di Parigi. E non ha eserciti, su questo tra l'altro ci fu una battuta, una famosa battuta feroce del dittatore sovietico Stalin durante la seconda guerra mondiale, che disse: quante divisioni ha il Papa, per dire, cosa può contare la Chiesa Cattolica che non hanno un esercito? Beh, in realtà può contare molto, soft power, egemonia culturale, valori, influenza del cattolicesimo nel mondo. Qui abbiamo tutti questi puntini, sono delle missioni cattoliche, dove ci sono missionari in giro per il mondo, sono tanti, io ne incontro dappertutto. C'è anche un'organizzazione, si chiama la Comunità di Sant'Egidio, che è riuscita a far fare la pace in Mozambico, c'era la guerriglia per molti anni, la diplomazia cattolica è riuscita a fare un miracolo di pace. Qui invece la carta successiva vi dice dove ci sono più cattolici, fedeli, praticanti cattolici. Intanto vedete, non stupisce che oggi il Papa Francesco sia un argentino, guardate quanti cattolici ci sono nell'America del Sud, è il centro del cattolicesimo. Questi due papi, ho voluto mettere le foto proprio per parlare del soft power vaticano, perché l'influenza dei papi può essere importante anche dal punto di vista geopolitico. Questo si chiamava Papa Wojtyła, era polacco, e ha avuto un ruolo nella fine del comunismo, ha appoggiato le rivolte democratiche in Polonia, era molto amico, alleato con il presidente americano dell'epoca che si chiamava Ronald Reagan, e nella caduta del muro di Berlino, nella fine del sistema comunista, hanno avuto un'influenza sia Reagan con la forza degli Stati Uniti, ma anche questo Papa qui con la forza delle idee e dell'influenza spirituale o soft power. Il problema che si ha quando si confrontano le due carte, questa e quella di prima, è che ci sono tante, troppe missioni cattoliche in zone dove cattolici ce n'è pochi, e allora quelle diventano anche dei bersagli, magari di persecuzioni, prese di ostaggi, assassini, cioè succedono anche queste cose. Arriviamo vicino a casa. Monsieur le Président, che cosa sta succedendo a proposito di linee rosse dentro l'Europa? Noi credevamo di averle abolite, le linee rosse dentro l'Europa, le frontiere, i confini. Schengen, l'accordo di Schengen, 95 se ricordo bene, dovrebbe aver abolito, e in effetti per molti anni noi passavamo tranquillamente dall'Italia alla Francia, dalla Francia al Belgio, senza controlli. Allora, io ieri sono arrivato da Bruxelles su un treno Thalys, ho visto più poliziotti armati su quel treno di quanti ne veda nel centro di Parigi. Era un continuo poliziotti in borghese, ma con dei pistoloni, come li usano i poliziotti americani, che facevano avanti e indietro, controllando l'identità di tutti. Stanno rinascendo i controlli alle frontiere. Qui le linee rosse io le ho disegnate dove ho messo delle crocette che assomigliano ai fili spinati, e dove i controlli sono diventati più pesanti, sono ritornati dei confini dove credevamo che fossero scomparsi. E Monsieur Macron, che dice di essere molto europeista, ha fatto suonare l'inno europeo al giorno della sua inaugurazione presidenziale, la Nona Sinfonia di Beethoven, però ha deciso di continuare, come il suo predecessore, a fare dei controlli abbastanza severi al confine con l'Italia, il confine di Ventimiglia in particolare, la Liguria. Ci sono tanti poliziotti francesi e ci sono tanti controlli.
hanno deciso perché? Perché non vogliono i rifugiati che vengono, o gli immigrati, o i profughi, i rifugiati che vengono soprattutto dal Nord Africa, che hanno attraversato il Mediterraneo e che vorrebbero entrare in Francia. Quindi Monsieur Macron ha deciso che in un certo senso per lui l'Europa finisce a Ventimiglia, o il Nord Africa comincia a Ventimiglia, a seconda dei punti di vista. Così come gli inglesi, peraltro, a Calais, lo sapete, no? Cosa succede a Calais? Che anche gli inglesi non ne vogliono sapere che quelli che stanno a Calais arrivino dalla loro parte della Manica, del canale. E per spiegare tutte queste linee rosse, guardate, ce n'è anche per quanto riguarda l'Italia, anche l'Austria sta facendo delle cose abbastanza simili, tanti controlli al confine del Brennero. Per spiegare queste linee rosse, naturalmente, ci vogliono queste linee rosse. Queste sono le frecce dei grandi movimenti migratori. I flussi di popolazione che dal Nord Africa, o dall'Africa nera subsahariana, o dal Medio Oriente, o addirittura dall'Afghanistan, cercano di attraversare il Mediterraneo e venire qua. Allora avrei tantissime altre carte, invece mi fermo su questa per dirvi una cosa, perché questo è il tema più scottante di tutti. È un tema talmente scottante che è quasi un tabù. Un tabù. Parlare di immigrazione. Oggi sull'immigrazione ci si divide. Quando ci sono delle elezioni politiche, che sia in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in America, uno dei temi più caldi, più roventi, scottanti, è l'immigrazione. Vogliamo immigrati, non vogliamo immigrati, come vogliamo controllare le frontiere? È un tema tabù su cui ci si divide in modo spesso anche acrimonioso. Si creano tra di noi, cittadini di uno stesso paese, ci dividiamo in tribù. Quelli che sono a favore, quelli che sono contro l'immigrazione, si diventa molto cattivi. E qui allora, vedete, proprio perché è un tema così duro in questo momento, così scottante, io uso la geografia per cercare di assumere un certo distacco. E allora nel mio libro, qui adesso non mi dilungo così tanto, ma uso anche degli autori, degli scrittori, degli studiosi che in passato ci hanno dato una visione in profondità. Uno è un grandissimo storico francese, guardate, consiglio a tutti di leggerlo, Fernand Braudel, è uno degli storici della École des Annales che ha inventato un nuovo modo di studiare la storia, diciamo così, un modo meraviglioso. Lui è stato uno dei più grandi studiosi del Mediterraneo. E un altro che mi ha ispirato molto addirittura è uno studioso arabo del 1300, Rinascimento arabo, Ibn Khaldun, il più grande storico arabo, il quale studiava le dinamiche degli imperi, come nascono gli imperi, come muoiono gli imperi e come gli imperi controllano le proprie frontiere, controllano i flussi di ingresso della popolazione. Come si difendono dalle invasioni, come gestiscono le migrazioni. Oppure l'ultimo libro che vi voglio citare, l'ultimo autore che mi ha affascinato moltissimo è Yuval Harari, il libro si chiama Sapiens, è stato scritto prima in inglese e poi tradotto in tutte le lingue del mondo. È una storia incredibile che soprattutto cerca di svelare un mistero. Come mai sulla Terra siamo rimasti solo noi, discendenti di Homo sapiens, e sono spariti i nostri cugini Neanderthal, che erano quasi uguali a noi. I Neanderthal, l'uomo di Neanderthal, ha un DNA, ADN si dice in francese, un DNA che è il 99% come il nostro, ma non ce n'è più, non è rimasto neanche uno di Neanderthal. Come mai sono spariti? Che cos'è che ha fatto sì che a un certo momento li abbiamo eliminati? Li abbiamo fatti sparire? Cos'è successo tra noi e loro, tra noi e i nostri cugini? Tutti questi autori, da Neanderthal fino a Braudel, li uso per illuminare una costante della storia. C'è una sottilissima linea rossa che separa il fenomeno della immigrazione dal fenomeno della invasione, o quelle che si chiamavano le invasioni barbariche.
E questa sottilissima linea rossa è data, la differenza, il discrimine tra i due, è data da chi nell'incontro tra due gruppi riesce a far prevalere il proprio sistema di valori, i propri costumi, le proprie ideologie. Vedete, siamo tutti, non esistono le razze pure, ovviamente, questo lo sapete benissimo, siamo tutti meticci. Il métissage è la prima costante della storia umana, no? I primi nuclei di popolazione umana nascono in Africa, poi non abbiamo fatto altro da quando esiste la specie umana che quello che faccio io di mestiere, cioè viaggiare, spostarsi, cambiare casa, viaggiare, spostarsi, cambiare nazione, cambiare continente. La storia umana è questa cosa qua, quindi è una mescolanza continua. Però la ragione per cui è così delicato il dibattito sull'immigrazione sta in quella sottilissima linea rossa che separa il concetto di immigrazione da quello di invasione. Chi è che nell'incontro tra due popoli, tra due gruppi, tra due tribù, tra due culture, chi è che riesce a far prevalere il proprio sistema, il proprio modello di vita e il proprio paradigma di valori? Mi fermo qua. Grazie. Ringrazio ancora una volta la Console Generale che ci accoglie e che ha consentito di dare vita a un dibattito così interessante.